Il sole illumina e scalda la Riviera delle Palme, che comincia a popolarsi anche lungo le spiagge. I residenti, ma non soltanto quelli, ci sono anche già i primi turisti che si godono, ecco, il mare della città rivierasca. E allora, ascoltiamole ai nostri microfoni. Turisti, residenti? No, veniamo dalla Svezia. Dalla Svezia? Sì. Perché avete scelto San Benedetto? Perché è mio padre di San Benedetto. Come si sta allora in questa giornata di sole? Come la trascorrete? Molto bene, abbiamo portato il sole. Una settimana che stiamo a San Benedetto, così si sta molto bene. E con la prova costume com'è andata? Bene, molto bene. Grazie. È una buona passeggiata anche per rimettersi in forma oggi. Sì, come no. Ogni giorno, sì. 10 chilometri. Sì, molto importante. Speriamo che il tempo mantenga per tutti quanti e che si stia bene, che ci sia una bella stagione. Fino adesso ci abbiamo avuto un mese di pioggia, dopo tutto quello che è successo pure al nord, perciò speriamo che vada tutto bene. Lei di San Benedetto? No, io vengo da Cesena, la zona alluvionata, mi dispiace, ma purtroppo è successo tutte robe brutte, però vengo a San Benedetto da 60 anni. Come si sta oggi al mare? Prime sensazioni di questa città, insomma, che... Benissimo, si sta benissimo, ho fatto una bella passeggiata, bene, bene. Meglio adesso quando si popola di turisti la città? meglio adesso, però magari anche quando ci sono le persone, anche una bella cosa. L'acqua è fredda? Freschina, sì. Il bagno non l'ho fatto. Yeah, it's very nice. Yeah, I like it.